11 gennaio 2014 a Palazzo Chigi c'è ancora Enrico Letta, ma Renzi sembra avere già un piano per sostituirlo. Il Fatto Quotidiano ha scovato alcune intercettazioni tra Renzi e il comandante della Guardia di Finanza, Michele Adinolfi. Signor generale, mi dicono fonti solitamente ben informate che ti stai avviando anche tu verso la fase di rottamazione. È la disinformazione del partito. La settimana prossima sarà un po' decisiva perché vediamo se riusciamo a chiudere l'accordo sul governo. Rimpastino? Sì, rimpastino sicuro, rimpastone, no rimpastino. Il problema è capire anche se mettere qualcuno dei nostri. È lì il punto. O stare fuori, va bene? No, bisogna stare dentro. Oppure stare dentro. Stare dentro però, rimpastone. Dunque Renzi aveva già in mente il rimpasto un mese prima di sostituire Letta. Significa arrivare al 2015. E sai, a questo punto c'è prima l'Italia, non c'è niente da fare. Mettersi a discutere per buttare all'aria tutto, secondo me alla lunga sarebbe meglio per il paese, perché lui è proprio incapace, il nostro amico. Però... Niente Matteo, non c'è niente, dai, siamo onesti. Qualche amante della dietrologia potrebbe chiedersi, ma queste intercettazioni che adesso escono, non potrebbero essere un messaggio della magistratura Renzi? Non credo, ma poi un messaggio per dirgli cosa? Penso che quando ci sono delle inchieste è evidente che insomma cadono trucioli, come si dice. Dunque per Renzi Letta è proprio incapace e ha pronto un posto per lui. Lui non è capace, non è cattivo, non è proprio capace. E quindi però l'alternativa è governarlo da fuori. Secondo me il taglio è il Presidente della Repubblica. Lui sarebbe perfetto, gliel'ho anche detto ieri. E allora? L'unico problema è che bisogna aspettare agosto del 2016. Quell'altro non ci arriva, capito? Me l'ha già detto. Sì, certo. Cioè lui dice, detta è un incapace, e siccome è un incapace lo facciamo Presidente della Repubblica, però è talmente incapace che non è neppure l'età. Qui le istituzioni vengono giocate in questo modo, no? Chi ci mettiamo? Ma mettiamoci Letta, lo sistemiamo, poi magari vediamo. Renzi avrebbe proposto a Letta la presidenza della Repubblica in cambio di Palazzo Chigi, ma Enrico Letta avrebbe rifiutato. Quell'altro 2015 vuole andare via e Michele mi sa che bisogna fare quelli che la prendono nel culo personalmente. Poi vediamo, magari mettiamo qualcuno di questi ragazzi dentro nella squadra a sminestrare un po' di roba. Sì, ho capito. Purtroppo si fa così. Non ci sono alternative, perché quello, il numero uno, non molla. E quindi che fai? Non solo, sentite cosa dice Renzi di Berlusconi prima di siglare il patto del Nazareno. E poi il numero uno, anche se mollasse, poi il numero uno ce l'ha a morte con Berlusconi, per cui... E Berlusconi invece sarebbe più sensibile a fare un ragionamento diverso. Vediamo, via, mi sembra complicata la vicenda. Matteo, intanto ti ho mandato una bellissima cravatta. Grazie. In Italia non cambia mai niente, perché si capisce, e si capisce nel, quando stiamo parlando del personaggio doveva cambiare, doveva rottamare, doveva dare una svolta, cambiare verso, che le nomine dei, per esempio in questo caso, degli alti vertici della Guardia di Finanza avvengono alla Taverna Flavia, o comunque si concorda, o comunque si rappattuma. Qualcuno ha detto Letta House of Cards, ma no, bagaglino, è sempre il solito bagaglino.